Per il momento il commento è positivo, nel senso che finalmente si è messo un punto sulla legalità. Adesso però bisogna capire se appunto questo decreto, che comunque è un decreto che dura 60 giorni e poi va trasformato in legge, nel frattempo ci saranno gli spazi per poterlo magari migliorare e speriamo che andiamo nella direzione giusta, insomma, che il governo non faccia un'altra volta marcia indietro. La criticità fondamentale era quella dovuta al fatto che si era inserito una sorta di contratto che i noleggiatori di tutta Italia potevano istituire superiore a 30 giorni e quindi praticamente fondamentalmente questo voleva dire liberalizzazione della multinazionale di Uber. È inutile mettere la territorialità della provincia, dell'area metropolitana, se poi uno ha un contratto, faccio un esempio, della provincia di Reggio Calabria con Uber a Milano, quindi lavorerebbe a Milano tutto il tempo senza nessun tipo di restrizione, pur non avendo le caratteristiche per poterlo fare. A Milano ci sono 4.850 taxi. In realtà poi tutti questi noleggiatori che vengono da fuori provincia o da fuori regione o addirittura delle isole, in realtà non svolgevano fondamentalmente il lavoro dei taxi con Uber, cioè prendendo le cose per strada come esattamente come fanno i taxi. In realtà questi sono due tipi di servizi diversi. Il taxi è un servizio che risponde alla chiamata al momento, mentre il noleggio con conducente è un servizio di chiamata con prenotazione presso la rimessa. Io invito tutti a usare i taxi, ricordo che tutti i taxi sono bianchi, i taxi ufficiali sono bianchi e che hanno un tassametro sigillato con una tariffa in posta, quindi non ci possono essere trucchi e inganni, la tariffa è sempre la stessa, sia se piove, sia se c'è traffico, se c'è più richiesta o meno richiesta, a differenza di altre cose che si vedono in giro che in base alla richiesta, al momento, alla situazione climatica, le tariffe aumentano in modo esponenziale fino ad arrivare addirittura a 8 volte il costo della corsa.